Buongiorno mondo, siamo pronti per la colazione. Sana. Sana colazione, Ferruccio ha bisogno di un sacco di zuccheri, quindi ha messo le meringhe dentro lo No, yogurt e io invece solo un buon cappuccino e delle briope. E poi si pedala direzione Mantova. ottimo, ciclisti passate di qua, passate con la signora che è così gentile. Ebbene sì ragazzi, con molta calma stiamo lasciando Montagnana, ma soprattutto l'ostello delle città murate di Montagnana, gestito da Elena, che purtroppo tra poco lo lascerà a un'altra gestione, ma è stata super gentile, super cordiale, quindi ostello straconsigliato se venite qua, comodissimo, pulito, grande. Non so se vi ho fatto vedere qualche immagine all'interno nel video di ieri sera o di stamattina, ma comunque è ora di rimettersi in pista, pedalare, gambe in spalla e via verso Mantova. Alle 18 comincia il BAM e game on ragazzi, game on. Già ragazzi, credevate, ieri siamo andati verso le nuvole ed eravamo felici per rinfrescarci e docciarci gratuitamente, e invece oggi ce l'abbiamo alle spalle e andiamo verso il sole. E come dice Ferruccio, ci abbronzeremo o ci scotteremo come il buon Giappino, guardate che naso bruciato che ha. Perché ho la cremina che mi ha dato la Simo per proteggere la mia pelle delicata e non la uso. Va bene, basta ciance, si pedala. Dunque ragazzi, io e Ferruccio siamo appena passati dal confine tra Padova e Verona. E ci dicono che in questa zona bevono l'acqua, ma noi sappiamo che loro sono dediti agli spritz e ai prosecchini e quindi non ce la contano giusta, perciò no, e appunto poi bevi l'acqua ma con moderazione. Ragazzi, stiamo prendendocela molto con calma, abbiamo fatto solo una ventina di chilometri, abbiamo passato Legnago adesso, abbiamo fatto una pausa a caffè con un'ottima vista sui centri commerciali e sul traffico. E sul traffico, contiamo le macchine, che è bello rilassante star qua, no? Quindi almeno fino a domani. Ho sentito Fenice che è partito da zona Venezia, Mestre, e stanno tirando come dei matti, praticamente sono già qua a 30 km dietro di noi, secondo me se li vediamo sfrecciare tra poco di fianco, perché stanno tenendo un'andatura ai 30 all'ora, noi comodi comodi ai 18-17 proprio. Se prendiamo ancora un caffè li vediamo passare. Perciò forse è meglio andare per non far proprio figuracce davanti a tutti. Pedaliamo, a dopo. Ragazzi, le belle ciclabili italiane. Arrivavamo da qua, una bella ciclabile per evitare questo bel traffico. Arrivi al fondo e tada! C'è una sbarra dove praticamente non passi neanche con la bici normale, figurati con le borse. E la ciclabile comunque è segnata la conclusione lì, eh? Qui dovresti uscire. Cosa ne diciamo? Che è meglio che qualcuno cambi mestiere. Direi proprio di sì. Ed eccoci di nuovo a Mantova, punto di partenza, punto d'arrivo e punto del BAM. BAM, abbiamo quasi fatto BAM, e BUMSI!
bim bum l'abbiamo fatto, il ban lo facciamo tra poco, mancano 2 chilometri a Campo Canoa, mangeremo lì, Gus sta già montando la tenda, Fenice è più indietro perché è un pelandrone, è partito stamattina ma c'ha 180 km da fare, quindi arriviamo. Arrivati adesso? Adesso, sì, noi siamo partiti mercoledì pomeriggio. Cioè, siamo venuti qua con la macchina, sì. Abbiamo fatto un giro peschiera, montagnana e siamo tornati. Bello, figata, bravi. Ok, come avete visto siamo arrivati, freschi e riposati per fare la rima perché ci sta sempre bene. E abbiamo fatto bim, boom, bam. E adesso siamo qui. Le registrazioni sono momentaneamente chiuse perché stanno facendo la loro pausa pranzo, quindi facciamo la nostra pausa pranzo sui tavolini qua e dopo ci registriamo, là in fondo c'è il reparto tende e game on ragazzi, si comincia col bam. 1, 2, 3, ciao. Vi avevo detto che ci saremmo messi qua a riposarci, rilassarci, invece sono dovuti venire a romperci le palle pure qua. Il Giorgio, ciao. E il Gus, due spaccaballi tremendi. No, si scherza, adesso andiamo a piazzare le tende vicino alle loro, così gli diamo fastidio tutti i giorni fino alla domenica sera. E tutta la notte specialmente. Io domenica mattina vado via. Perché mi temi? Ovvio, dopo che ho russato tutta la notte scappo perché ho paura delle tue reazioni. E di tutti gli altri vicini. Gli altri vicini, ovviamente. Sei al supermercato? Avanti il prossimo. Prossimo. Next. Questa è per te. Allora, questa è per te. E sei a posto. Hai la tenda? Sì. Attaccato più. Baci. Bacini. Bacino a lui. Allora, tolgo le scarpe così intanto faccio respirare sti piedoni puzzolenti. Oh, non abbiamo fatto in tempo a finire di montare le tende, qua si sta già radunando un gruppo di pazzi, uno dietro l'altro. Di presenti e futuri follower. Siamo dei seguaci di Giappino, quando bel suo bel saluto poi finale. È un grande. Una cosa che si mangia. Ci sono anch'io, eh. C'è anche lui. È il vicino sono. Il vicino che disturberò questa notte. Abbiamo tutte delle villette a schiera, tutti benestanti. Villette a schiera, veduta lago, veduta città. Mantova, guardate là sopra. Ma lui è il famoso vicino del Giappino. Cazzo, ha detto niente, eh? Bravo. Comunque, guarda, ha fatto un grande piacere conoscerti di persona, dai. No, quella è la mia mano. Costano uguale. Sì, vabbè. Allora, fare il tercero. No, non fare il tercero. Visto che fa un caldo torrido, abbiamo deciso di riprendere le biciclette, abbiamo montato le tende. Siamo pronti, dietro c'è Gus, davanti c'è Ferruccio e Giorgio con Yoshi. Dietro adesso ve lo faccio vedere, Yoshi caricato dietro sulla bici. E ci dirigiamo a Mantova, andiamo a bere qualcosa di fresco, facciamo un po' di spesa per mangiare stasera perché siamo tutti squattrinati e non ci possiamo permettere di mangiare tutti i giorni al ban, quindi stasera magari cuciniamo. Eccoli là. Domani sera che c'è la festa grande. Adesso vi faccio vedere come si viaggia col cane al seguito. Yoshi, di qualcosa? Si sta freschi lì dietro? Giorgio? Ok. Abbaia più Giorgio che Yoshi. Ebbene sì ragazzi, ci siamo fermati già per la prima birrozza, fa troppo caldo e dobbiamo reidratare e reintegrare i sali. Alla salute. Ragazzi, salute. Salute a tutti. Al bam. Allora, adesso non vorrei fare uno spoiler, ma da fonti autorevoli e sicuramente
certificate, nell'autunno uscirà una linea firmata dal Giappino di abbigliamento, borse per ciclo viaggiatore. Ma sarà una bomba sul mercato, Miss Grape e altre marche? Mi dispiace per i dipendenti, ma finiranno sull'astrico, perché sarà un'evoluzione completa, sarà una rivoluzione, sarà la scoperta dell'America, la rivoluzione francese, la stampa, sarà il Gutenberg o il Cristoforo Colombo dei cicloviaggiatori. Ma forse sono andato un po' troppo oltre. E dopo l'aperitivo ci siamo fermati al mini market Peroni, perché dopo una birra ci va a un supermercato che si chiama Peroni. Ognuno sta caricando una parte del proprio. Questi qua sono i croccantini, l'aperitivo per Yoshi. Questi qua sono i nostri crackers. Il resto è nello zainetto. Il resto abbiamo nello zainetto, un po' di pasta, sugo pronto alle olive. E via, e via. Si va al BAM a cucinare perché siamo dei poveri pezzenti. Non è vero, stasera si cucina in tenda e si bevono le birre del BAM e domani sera mangiamo al BAM. Non lo so, vediamo. È un casino, mi ha fatto un pasticcio. Ciao! Arrivato, arrivato, guarda, Gus, ti devo spingere, eh? Dai, dai! Ma sono le ciabatte, non riesco a spingere. Bella la scusa, le ciabatte. C'è chi fa lo Stelvio con l'infradito. E la Graziella, diglielo un po'. Stai calmo che stai creando un clima di tensione. Guardatelo qua. Buongiorno mondo. Il ladro di battute mi si ruba anche la saluta. E le due GoPro finalmente si sono incontrate e conosciute. Metti e ricarica la batteria, zio, perché sei a 14. Ne ho 4, 5 di là. Sì. Devi insegnare tutto. Io sono venuto qua per imparare dai migliori. Cicloturiste, cicloturisti. Mi hanno chiesto se me la fai toccare. Toccala, toccala pure. Tocca quello che vuoi. No, è là dietro. No. Simo, io la tocco, eh. Ah, però non è spessa, dai. Non è spessissima, però è spessa e volentieri. Spessa e volentieri. Te ne offro anche un goccio così e mi dici cosa ne pensi. Va bene, mi sacrifico. Giusto. Ragazzi, non so se si vedrà qualcosa, ma qui si sta barboneggiando. Lì c'è Ferruccio che prepara gli aperitivi per tutti. Che qui Gus mangia. Gus che mi punta la luce addosso, quindi non si vedrà sicuro. Qui abbiamo Georgius che è qui. Sì, adesso l'abbiamo visto. Yoshi con gli occhi dell'amore che guarda tutti noi che mangiamo i salumi. E qua sta per bollire l'acqua per fare la pasta.